Ciao amici, ben ritrovati. Come vedete, oggi parliamo di penne da collezione, che è la proposta a fascicoli, la nuova raccolta che De Agostini Editore ci propone. E non poteva mancare nel canale delle stilografiche di Marco Chiari. Così ho acquistato il primo numero, poi un po' ingolosito ho preso il secondo e intanto sono arrivato al terzo. Ve ne voglio parlare perché secondo me è una cosa interessante che vale la pena valutare soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle stilografiche. Ho un'altra edizione che mio papà mi regalò quando iniziai a studiare musica, che è I Maestri della Musica, sempre di De Agostini, e qui c'è un diapason che ha delle affinità senza dubbio con le stilografiche, perché guarda caso ci sono due rebbi come quelli che troviamo sul pennino, ma perché secondo me molto rappresentativamente questo strumento è quello che dà il là alla musica, ai musicisti, all'orchestra, vero? Basta. Eccolo qua. Nella stessa misura, le penne da collezione di De Agostini, danno il là. Secondo me è una, raccolta che dà il là, e cioè dà l'avvio, la possibilità di conoscere e di scoprire che cosa è il mondo della stilografica. Andiamo a vedere insieme che cosa mi è arrivato e che cosa ho potuto, studiare un po' insieme a voi. Il primo, fascicolo è il piano dell'opera e presenta tante penne, ma tante penne stilografiche, anche diverse fra loro, e ritorneremo su questo punto. E poi sono 65 fascicoli, quindi un'opera importante, nella quale si trovano degli inserti che ora andiamo a vedere, che raccontano per ciascun personaggio un pochettino di storia, quindi un profilo storico dell'opera che il personaggio, musicista, scrittore, ricercatore, scienziato, ha dato come contributo all'umanità. E però, tornando invece al piano dell'opera, troviamo tantissime cose che ci fanno anche gola, perché c'è un raccoglitore, un espositore per le stilografiche che si può acquistare sempre col piano dell'opera. Ci sono due profili, ho letto, tra l'altro interessanti, uno normale, chiamiamolo così, uno premium, che dà la possibilità di ricevere, guardate, li ho messi qua in evidenza, degli inchiostri che noi appassionati conosciamo bene, vero? Stiamo parlando dei Pelican della serie Edelstein, che è un ottimo inchiostro, e tante penne, tante stilografiche, tanti fascicoli per ingolosirci e soprattutto scoprire questo mondo veramente bello della penna stilografica. Vado a prendere il primo fascicolo, che è quello dedicato ad Alessandro Manzoni. Insieme al primo fascicolo c'è la penna. La guardiamo, un astuccio cartonato bello solido che raccoglie questa penna, una bella penna con delle belle finiture, e sapete che il mio è un canale di stilografiche, quindi non mi accontento mica di guardarla, dopo la andiamo a provare. Però guardiamo che cosa c'è all'interno del fascicolo. Come vi dicevo, un profilo storico del personaggio, il rapporto tra il personaggio e la penna, perché ad ogni personaggio è stata sì attribuita una penna stilografica, ma non così tanto buttata lì a caso. Ci sono dei legami che sono anche interessanti da leggere all'interno dell'esposizione di questo fascicoletto. E poi una cosa che a me è piaciuta molto è soprattutto questa guida che c'è per, ripeto, per chi comincia, perché sono penne da collezione, sono penne da collezionare, ma bisogna anche capire come funzionano, come sono fatte. Allora c'è una spiegazione dell'anatomia di una penna, tutte cose che certamente gli appassionati conoscono perché ormai sono già addentro alle cose, quindi può servire come ripasso, può servire anche come piacere di avere qualche cosa che è a disposizione anche per far incontrare agli altri che vengono, che so, a casa nostra a vedere la collezione, tanto per fargli scoprire le cose, i vari pennini, come funzionano le finiture. E poi un'ampia parte dell'opera è stata dedicata alla pubblicità, la pubblicità storica di queste penne. E qui devo dire che emerge uno spaccato ed una ricerca anche da parte del gruppo De Agostini molto interessante, perché dicevo uno spaccato di storia che è quella che caratterizza il corso degli anni che abbiamo alle spalle, quindi tutta la storia della stilografica, da come è stata presentata la vera penna a serbatoio trasparente, oppure i primi brevetti che erano cose esclusive che noi oggi magari
magari diamo per scontato, marchi che hanno un po' magari così segnato il passo, non sono più presenti come una volta, ma che in tempo addietro hanno fatto proprio la storia della scrittura stilografica e della penna stilografica. Questo è il fascicolo dedicato a Manzoni, questo è quello di Beethoven, quindi parliamo di musica, vedete che ritorna il tema della musica. Qui ad esempio, quando vi dicevo che vengono personalizzate le stilografiche, vengono legate al personaggio, ad esempio le prime note dell'Inno alla Gioia, che forse è la composizione o il frammento di composizione più celebre di Ludwig von Beethoven, viene ripreso nella penna, proprio nella clip che troviamo qua, a segmentare il termine del cappuccio, ci sono incise le prime note dell'Inno alla Gioia, tra l'altro una penna anche molto bella, ma le andiamo a vedere dopo le penne. Il personaggio e la penna, anche qui, e poi una bella storia, come vi dicevo, raccontata attraverso le immagini, le penne storiche che hanno segnato proprio i progressi di questa scrittura un po' diversa e che oggi come oggi, secondo me, sta tornando di moda perché trovo che ci sia un interesse rinnovato verso questo tipo di scrittura che certamente non è immediato, non è forse versatile come quello della penna a biro, però regala tantissime soddisfazioni. Molti si domandano come cominciare, come facciamo a partire, ma le cartucce dove le trovo, ma un serbatoio come si carica? Insomma, qui c'è scritto tutto, anche questo vi aiuterà ad orientarvi nella collezione e quindi ad usare le penne stilografiche. L'ultimo che ho acquistato è quello di Pirandello. Anche questo con una bellissima, bellissima penna che è questa qui e che, come per tutte le altre, riprende i tratti distintivi dell'autore attraverso, per esempio, delle frasi che fanno un po' da guida. Poi non vi nascondo che le mie reminiscenze liceali, tutto sommato, le ho potuto un po' rinfrescare attraverso il profilo di questi autori e non mi è affatto dispiaciuto perché comunque fa parte di quella cultura generale che, secondo me, insomma, non deve mancare in una persona. Quindi è bene anche ripassare ogni tanto queste cose, nuovamente il mondo della stilografica, nuovamente la pubblicità, le pubblicità storiche, ma molti articoli che anche riguardano, non so, i grandi marchi, le finiture, il rapporto della stilografica con i letterati, insomma, sono 65 fascicoli che secondo me, hanno molto da raccontare. Ma adesso andiamo a vedere le stilografiche. Le stilografiche sono queste. Omaggio a Manzoni, Alessandro Manzoni, una penna in metallo, una penna solida, la chiusura in questo caso è a clip, un bel pennino e ora la mettiamo alla prova perché insieme alle penne stilografiche vi forniscono anche le cartucce, altrimenti insomma non riusciremo a provarle. Questa è quella dedicata a Beethoven, una penna diversa. Vi ho detto che saremmo ritornati su questo argomento perché alla fin fine, il senso anche di una collezione o comunque di acquistare dei fascicoli nei quali trovo comunque delle stilografiche è quella di orientare, di far crescere, far nascere soprattutto, ancora prima di crescere, la passione. La passione come si determina? Si determina, questa qui è quella Pirandello, guardate, cominciamo già ad avere una penna diversa, una penna con una finitura molto più elegante, quasi direi una maglia. Una maglia metallica molto molto bella, far nascere l'interesse, la passione. Come avviene? Per esempio, ho tre stilografiche qui davanti, i primi tre numeri, quindi ho queste qui. Mi è bastato già questo per, se fossi una persona che comincia proprio da zero, che vuole interessarsi, appassionarsi, per esempio, posso sentire come una penna come questa dedicata a Manzoni sia sottile, sia abbastanza lineare nel suo sviluppo, con una colorazione che decisamente si fa notare, oppure una penna di quelle, possiamo definirle importanti. Certo, una penna importante perché guardate le misure, forma a sigaro con elementi. Insomma, abbiamo già
due penne molto diverse. E quante volte all'inizio del nostro viaggio, delle stilografiche, cioè quando abbiamo iniziato, avevamo voglia di provare quella un po' più grossa, quella invece un po' più sottile da portarmi, quella elegante che magari uso per la firma perché mi piace far bella figura. Secondo me, quando vi dicevo e vi ho mostrato il diapason all'inizio, cioè dare il là significa questo, mettere nelle condizioni chi vuole esplorare questo mondo di poter assaggiare, di poter provare, crescere anche nella lettura di tutti i fascicoli che ci sono e farsi una propria idea. Poi è evidente che il mercato e i vari marchi ci mettono a disposizione delle penne stilografiche diverse, più o meno costose, con le quali poi noi affineremo i nostri gusti, però partendo da una base come questa. Mettiamole alla prova, vado a caricare la cartuccia, manco a dirlo, un bel Pelican 4001 blu, un inchiostro di quelli inossidabili, di quelli che vanno bene per tutte le stagioni e servono proprio per iniziare. Coloro che vogliono scrivere. Monto le cartucce e proviamo. Questa è la raccolta. Agostini è una penna che scrive benissimo, lascia anche un bel segno. Definirei il pennino un pennino tra fine e medio, quindi un pennino che si adatta un po' a tutte le stagioni. Anche in questo caso la scelta mi sembra indovinata, cioè per mettere a proprio agio anche chi comincia da zero. Del resto, questa qua è la prima penna che troviamo, quindi mi pare un'ottima scelta. Sono curioso di provare l'altra. Questa è quella dedicata a Ludwig van Beethoven. E beh, insomma, anche impugnandola si sente così una consistenza diversa, una penna senza dubbio più di sostanza, più prestigiosa, una penna che impegna anche di più la mano perché si sente un fusto più massiccio, poi comunque. È anche una bella penna, ricorda senza dubbio delle penne molto importanti, molto costose. Questa è la. E anche la scrittura, secondo me, ci guadagna molto. Guarda che bella, stilografica da collezione. Ottima scorrevolezza, davvero. Questo è un pennino. È un pennino che definirei fine. Pennino che definirei fine perché è più sottile dell'altro, ma pur essendo più sottile, mette a disposizione una scorrevolezza. Decisamente molto bello. Una penna, beh, a me piace molto, mi piacciono le penne, insomma, un po' importanti e questa. E questa non fa difetto. E poi è molto singolare anche questo richiamo all'inno alla gioia, che è la composizione più celebre di Beethoven. Pirandello. Beh, la penna è veramente molto bella. E anche in questo caso, parlando, come vi dicevo prima, della differenza, guardate che varietà anche di finiture, di peso, di colori. Insomma. Non è male poter giocare con l'una, con l'altra, scegliere mi piace più questa, mi piace più l'altra. Proviamo questa. Questa stilografiche da collezione. Anche questo è un bel pennino. Ma tra il fine e il medio lo trovo simile a quello della stilografica in omaggio a Manzoni. Questa ottima qualità di scrittura. Ottima scorrevolezza. Beh, diciamo che è accompagnata anche da un inchiostro di quelli infallibili, che abbiamo detto essere il Pelican 4001.
Ma sono penne che a me, dico la verità, piacciono, fanno quello che promettono. Una penna stilografica deve scrivere. Queste scrivono, né più né meno, deve aiutarci, accompagnarci nel nostro tratto, nelle nostre cose. Poi è evidente che magari se devo essere un po' più veloce per scrivere in maniera veloce per qualche cosa, utilizzo una penna meno pesante, massiccia, intendo dire. Questa qua è una penna anche da godersi e prendersi il giusto momento per così per godersela nel proprio scrittoio. E poi c'è questo espositore che ho visto, l'ho visto solo nel Debian, molto bello, che quasi quasi, insomma, finirò per acquistare anch'io. I link per la collezione, per, insomma, scegliere questo o quell'altro, poi ci sono molti sconti e agevolazioni, li trovate qui sotto nella descrizione del video. A voi tutti, cari amici, un saluto e io ritorno a chiudere con il diapason, perché una collezione come questa, secondo me, da il là alla passione stilografica. Ciao a tutti!